Niccolò Mannino, presidente del Parlamento delle Legalità Internazionali, questa mattina qui a Sapri, un incontro organizzato da Rotary Club. Vediamo a fianco a lei il presidente Vincenzo D'Ambrosio, che ha visto una partecipazione attenta, commossa, di tanti ragazzi che l'hanno seguito in modo veramente pedisseguo, hanno seguito tutto quello che ha detto, l'hanno abbracciato, hanno chiesto dei selfie con lei per un tema che è particolarmente delicato, che è quello della legalità. Legalità non è una passerella, non è uno slogan, non è la frase ad effetto. Legalità è un modo di essere, è come quando una rosa, se non è di plastica, ha già un profumo. E allora legalità è amore alla vita, legalità è gioia, legalità è che quando incontri una persona non devi guardare i titoli o le medaglie che pendono dal petto, devi guardare solo la trasparenza dei suoi occhi, le azioni a favore degli ultimi, di chi attende un abbraccio. Come i ragazzi adesso, che hanno voluto una frase, un self, hanno lasciato tanti slogan e hanno portato su questo tavolo, grazie ai Rotary che sono stati protagonisti meravigliosi con un presidente che è veramente fantastico, hanno portato i loro battiti del cuore. Infatti io vorrei cogliere l'occasione in esclusiva, perché ancora al presidente non l'ho detto, che queste frasi, questi battiti di cuore devono diventare libro, devono diventare opuscolo, perché l'incontro di oggi è il frutto di un contadino che va, vede il terreno fertile, vede i sorrisi, vede la gioia, semina. Ma come diceva padre Pino Puglisi, se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. Allora noi, Vincenzo, io, tutta il Rotary, abbiamo seminato, ma non oggi. Abbiamo seminato già i primi giorni di novembre, quando siamo stati, loro sono venuti a Montecitorio per un incontro culturale che abbiamo fatto insieme al Papa di Luca Attanasio, insieme al prefetto di Roma. Oggi i ragazzi ci hanno consegnato su questo tavolo tanti biglietti. Vorrei usare una battuta siciliana, no? I pizzini. Ma questi sono pizzini di gioia, pizzini, detto con lo slogan del presidente, di speranza. Quindi io vorrei chiedere, lo dico davanti a voi, anche perché non l'ho detto a lui, se loro, i Rotary, prendono questi biglietti, li fanno diventare libro, anche un piccolo opuscolo, e in prossimità non del Natale ma della Pasqua, possano poi andare nelle scuole e dire: vi restituiamo i vostri battiti di cuore perché Sapri possa diventare capitale di bellezza. Sono davvero felice aver visto i ragazzi oggi sorridere e piangere, quindi vivere emozioni contrastanti, ma tutte che portavano allo stesso canale, quindi la felicità è stato per noi bellissimo oggi. Niccolò oggi ci ha insegnato, ci ha ricordato una cosa: la legalità è anche e soprattutto sorriso. Quindi dobbiamo sorridere, i ragazzi devono sorridere alla vita, devono essere speranzosi e devono pensare al futuro, pensare alle cose belle e vivere il mondo per quello che è. Noi gli abbiamo dato un mondo che stanno vivendo, dobbiamo cercare di aiutarlo a viverlo sempre al meglio.